Mister Pasquale Catalano, al termine della seduta di allenamento di quest'oggi, durante la quale è arrivata la notizia di quello che è il destino del Parma al torneo di Viareggio, destino nel senso delle squadre sorteggiate, il tuo giudizio? Ma sicuramente è un sorteggio dove abbiamo trovato due squadre straniere che chiaramente non conosciamo, in più abbiamo il Venezia che è una squadra del nostro, diciamo, della Primavera 2, una squadra buona per il nostro campionato. Chiaramente l'obiettivo è quello di continuare, di provare a fare bene, anzi a fare meglio. Anche perché l'anno scorso, insomma, il Parma, il torneo di Viareggio, aveva trovato grande soddisfazione. Insomma, il torneo è sempre un po' diverso rispetto al campionato. Ma sicuramente è una competizione diversa, è una competizione che si svolge in breve tempo e quindi si ha la possibilità di far giocare tutti. È un po' lontano al momento l'obiettivo è riprendere a far bene il campionato, però quando arriverà il torneo di Viareggio chiaramente sposteremo tutte le energie in questa competizione, che è una competizione importante dove tutti quanti noi ci teniamo a fare il meglio possibile. Anche l'anno scorso il Venezia l'avevamo trovato lungo il cammino, cioè superata la fase di qualificazione. Eravamo stati sorteggiati anche l'anno scorso con il Nania, che però invece per motivi organizzativi all'ultimo momento si ritirò e vennero suppliti dalla Salernitana. E dicevi che conosciamo fino lì queste squadre straniere per quelle che possono essere le loro caratteristiche. Però così superficialmente possiamo intuire, no, quelle che possono essere le loro doti. Ma ripeto, una è una squadra africana, quindi dipende chi arriva. Sono chiaramente, noi ripeto, non li conosciamo, però potrebbero avere, sono delle squadre dove potrebbero avere giocatori di grande gamba, però sono discorsi aleatori che arrivano fino a un certo punto. L'importante è che noi arriviamo a questa manifestazione con il massimo dell'efficienza fisica, perché chiaramente si giocheranno in due giorni e quindi avrò bisogno di tutti per provare a fare bene. E hai qualche precedente legato al torneo di Viareggio dal punto di vista personale? No, assolutamente, anche per me è la prima volta, quindi sono anche da calciatore contento. No, da calciatore ho fatto una carriera da proletario del calcio, quindi questi tornei di prestigio non ho partecipato e quindi lo farò da allenatore per la prima volta. È finito da poco il Festival di Sanremo, si possono abbinare il Festival di Sanremo col torneo di Viareggio, cioè nel senso di questa grande tradizione che si perde proprio negli anni? Ma sono due manifestazioni importanti, chiaramente per quanto riguarda noi che siamo più in questo ambiente è un torneo, diciamo, di prestigio, dove forse negli ultimi anni qualcosina si è perso a livello di squadre importanti, però mantiene sempre il proprio fascino e chiunque parteciperà a questo torneo, a seconda della veste, giocatori, allenatori, staff, hanno l'interesse e l'obiettivo di far bene.